Buongiorno. Allora, andiamo a lavorare. Sono le 7:20 più o meno del mattino e sto uscendo di casa per andare ovviamente a lavorare. Finalmente un turno di mattina, non ne potevo più di fare pomeriggi. Quindi oggi vi porto un po' in giro con me e dopo, quando esco dal lavoro, vi spiego un po' di così. Guardate le prime luci del mattino, che io non vedo quasi mai perché la mattina, quando non lavoro, me la dormo sempre. Quindi diciamo che uscire la mattina presto ha un pochettino anche i suoi pro, perché le luci del mattino sono stupende, non sono come quelle della tarda mattinata. Allora, mi pare che abbia piovuto stanotte perché l'aria è più fresca e le macchine sono tutte bagnate. Ma ragazze, finalmente, perché in questi giorni c'era un'umidità pazzesca. Aspettate che entro in macchina. C'era un'umidità pazzesca e non se ne poteva più di questo caldo. Quindi una rinfrescata ci stava, ci voleva. Va bene, io mi metto in moto in tutti i sensi con la macchina per andare a lavorare e ci rivediamo quando finisco il turno verso le 2. Sicuramente ci sarà anche Simone nel videovlog di oggi, vi raccontiamo un po' di cosine perché il compleanno in barca è andato a rotoli. Yuppie, finito di lavorare. Allora, adesso vado a casa a mangiare qualcosina, perché qui al lavoro mi sono portata talmente poca roba da mangiare che ho una fame pazzesca. E oggi mi tocca rimanere un po' imbacuccata, specialmente appunto sul collo, perché ho un mal di collo pazzesco. Nei giorni scorsi ho avuto un raffreddore allucinante. In pratica, il giorno dopo aver girato l'ultimo video vlog, dove vi ho fatto vedere che eravamo in giro, siamo andati in scooter, ecco, quel giorno lì mi sono fregata alla grande in scooter. Si vede che ho preso un colpo d'aria, infatti mi sentivo tutta l'aria che mi batteva sul collo mentre andavamo in scooter. Dal giorno dopo ho cominciato ad avere un raffreddore fortissimo. Ma avete presente quei raffreddori dove in teoria dovreste stare tutto il tempo solo a soffiarvi il naso, oppure continuate a starnutire e non riuscite a concludere niente, a combinare niente? Io odio profondamente il raffreddore, preferisco avere la febbre piuttosto che avere raffreddori così forti. E nonostante tutto sono andata a lavorare ogni santo giorno con questo raffreddore. E oggi mi è ritornato di nuovo questo mal di collo fortissimo. Quindi il raffreddore è sparito, per fortuna, perché altrimenti davo di matto, uscivo fuori di testa. E invece mi è ritornato il mal di collo, quindi me lo devo tenere un pochettino coperto. E ho questa bellissima magliettina fashion, perché è la divisa del lavoro, la devo mettere a lavare. Ho pensato di non cambiarmi, di andare via direttamente, così non vedevo l'ora di uscire. Allora, oggi ho tante cose da fare, la classica giornata in cui ci sono talmente tante cose da fare che molto probabilmente non si riuscirà a finirle, a farle tutte. Devo andare a ritirare degli esami che ho fatto, poi dobbiamo andare a vedere delle case e dopo devo andare a parlare con una mia ex collega che ha aperto un locale ormai da 2 anni e ho intenzione di fare appunto la mia festa lì. Visto che la festa in barca quasi sicuramente non si potrà più fare perché hanno avuto un disguido, hanno avuto un impegno, quindi ho dovuto... No, ragazze, non potete capire che cosa è successo. Ho preso una curva troppo larga e mi è volata la fotocamera per terra. Oddio, ciao. Ho avuto un attimo di terrore perché pensavo si fosse rotta, si fosse aperta. Invece per fortuna è integra e salda, però mi sono fermata per finire di fare appunto questo piccolo pezzo di ripresa. Quindi dicevo, tantissime cose da fare, non ve le sto a spiegare tutte come avrei voluto fare 2 secondi fa. Ve le farò vedere piano piano nel corso del pomeriggio. Sì, ma sembrava che ti stessi parlando usare l'ascella. Eccoci, siamo arrivati al cantiere donna, che è il posto dove vorremmo fare, anzi dove vorrei festeggiare il mio compleanno. Ed è un posto veramente carinissimo, guardate solamente che lampadario strafigo che c'è dietro la testolina di Simo. Ed è un posto che è gestito, ed è proprio di una, anzi di 2 nostre ex colleghe che si sono licenziate dalla Coop
e hanno deciso di aprire questo locale ed è veramente carinissimo, e quindi siamo venute un po' qui in sopralluogo per sentire che cosa ci propongono, per riuscire a festeggiare facendo un bel aperitivo, visto che, come vi dicevo stamattina, la gita in barca purtroppo è saltata perché devono recuperare una gita che non riescono a fare, molto importante in settimana, visto che c'è tempo brutto, che piove, e purtroppo io sono dovuta passare in secondo piano, quindi mi devo dare da fare, devo ripiegare su un'altra location, e questa secondo me è fighissima. C'è anche tutto lo spazio fuori all'aperto. Adesso vabbè, non fate caso, oggi la giornata è brutta, piove, il cielo è grigio, però è davvero carino e lo spazio fuori è grandissimo. Sabato hanno dato bel tempo, quindi speriamo che sia una bella giornata per poter sfruttare anche tutto questo spazio qua. E Simone giustamente è al bancone perché alle 4 del pomeriggio si spara già un bel cocktail. Cioè Simone, vergognati. Alle 4:10 ci provo. Di che ti hanno costretto? Aspetto invitante. Alle 4 del pomeriggio si beve il purple, ci suggerisce. E bevete? Un purple, però mi raccomando, lo dovete bere alle 4 del pomeriggio, perché sennò non ha più lo stesso sapore. Dai, vai. Come Ale? In diretta l'assaggio. Quindi motivo in più per venire al cantiere donna. Ecco, reazione spontanea di Simone. Amore, potevi anche essere un pochino più educato. Ma chi l'avrebbe mai detto che cercare casa potesse diventare un lavoro? Cioè, è allucinante. Ormai quante case avremmo visto? Una ventina? Una ventina. Cioè, ormai avremmo visto una ventina di case e c'è sempre qualcosa magari che non va bene, oppure ce ne sono una, due che sì, sono carine, però non si sa. Insomma, sta di fatto che siamo ancora alla ricerca della nostra casettina, e adesso infatti ne abbiamo appena vista una che tra l'altro aveva un panorama fantastico, cioè quinto piano, e c'era tutta la visuale delle camere da notte, le camere da letto sul mare. Che figata, ragazzi! Cioè, vi immaginate svegliarsi ogni mattina, aprire gli occhi, tirare su la tapparella e vedersi il mare? Stupendo! Dove abitiamo adesso siamo vicino al mare, ma non siamo così in alto da riuscire a vedere la spiaggia, il mare. Poi ci sono diverse infrastrutture prima di noi, quindi non si vedrebbe lo stesso. E adesso invece andiamo a vedere un'altra casettina. Chissà questa qui come sarà, se ci piacerà, se sarà la nostra casettina dei sogni. È in una zona però un pochettino fuori, esatto, da quella dove noi vorremmo rimanere, però per farci un'idea andiamo a vedere lo stesso tutto quello che ci viene. Aiuto, ambrogio, guidi un pochettino più piano, andiamo a vedere tutto quello che ci viene proposto. Preparazione della pappa in corso, facciamo un po' di patate al forno con delle polpettine di tacchino e poi una bella zuppa calda di primo, e oggi non ho avuto il tempo proprio di poterla fare a casa, quindi ho dovuto comprare queste già fatte della Dimmi di Sì, anche se generalmente le faccio io con le mie verdure. E comunque, per quanto riguarda la casa, non ce l'abbiamo fatta neanche questa volta. Oggi abbiamo visto due, tre case e nessuna delle tre aveva i requisiti o le caratteristiche che ci piacerebbe appunto avesse la nostra casettina, e quindi la ricerca continua, sta diventando una ricerca estenuante, perché come vi ho già detto prima, ormai abbiamo visto tantissime case e io più passa il tempo più un pochettino, non dico che perdo le speranze di trovarla, però mi sto un po' demoralizzando, perché prima o poi comunque le soluzioni disponibili qui nella zona finiranno. Invece Simone è sempre agguerrito e sempre curioso di vedere che cosa ci può essere qui in zona, che soluzioni si possono trovare, però io che sono più avanti di testa, tanto lo sappiamo che noi donne abbiamo quella cosa in più e arriviamo a capire le cose prima degli uomini, secondo me la soluzione che vorremmo, con tutte le caratteristiche, con tutti i requisiti, insomma proprio la nostra casa dei sogni, secondo me qui
non esiste, quindi è per quello che un pochettino mi sono rassegnata, perché so che su qualcosa dovremmo chiudere un occhio, ci dovremmo accontentare di alcune piccole cose. Ovviamente non ci vogliamo accontentare, punto, perché altrimenti rimaniamo dove siamo. Adesso siamo in affitto in questa casettina, in questo appartamentino, lo sentiamo proprio nostro, quindi finché non troviamo qualcosa che ci fa battere veramente il cuore, da qui non andiamo via. Però molto probabilmente tutti i requisiti e tutte le caratteristiche che vorremmo avesse la nostra casa ideale, forse qua non riusciremo a trovarle. Vabbè, noi comunque andremo avanti e se la cosa vi può interessare vi terrò aggiornati sulle ricerche. Ma dobbiamo ascoltare la Pausini tutto il tempo? No, sotto a fondo. Cambia? Ascolta, parliamo di una cosa importante, perché oggi avevo detto che saremmo andati a vedere per la mia torta. Domani, che è una prova contraria, un compleanno, 7 settembre, andiamo a mangiare fuori domani sera con i miei genitori, con i suoi genitori, con le mie sorelle, e sabato invece poi con gli amici facciamo l'aperitivo. Ma la torta? Dov'è? Dove sta? La faccio io. Io non l'ho vista. Loro non l'hanno vista, tantomeno. Ci saremmo mica dimenticati di andare a ordinare la torta? No. Spiega un pochettino, dai. Prima di tutto non l'abbiamo vista perché è il compleanno. Ma di tutto sei mezzo nudo, ma dove stai? In spiaggia ancora? Non so, che mi prendi, non me l'hai neanche chiesto. Copriti, svergognato. No, comunque, a parte gli scherzi, abbiamo voluto provare a contattare una pasticceria nuova. Esatto, perché quest'anno ci hanno consigliato. Avevo voglia di fare la torta diversa dal solito. Solo che questa pasticceria ha un orario molto particolare, penso che sia estivo. Oppure beati loro, perché chiudono tutti i giorni all'1:30. Oppure Simone non me la sta raccontando giusta, non me lo vuole dire, però. No, è così. Chiedo all'1:30, io oggi, proprio 5 minuti prima dell'1:30, sono riuscito a chiamarli. E cosa devo dire? Che ti ho fatto fare? Che la torta l'ha scelta lui, voglio dire, il compleanno è il mio, ma quest'anno per questioni di logistica, non sono stata in grado io di scegliere la mia torta. Solitamente è il festeggiato che si sceglie la torta per il proprio compleanno, e invece quest'anno la torta l'ha scelta Simone, quindi non ho la più pallida idea di come sia e mi dovrò fidare. Esatto. Se no vai a comprare domani un'altra. Sì, certo, me la fanno così. Arrivo e chiedo una torta e me la fanno subito apposta per me. Vabbè, comunque, a parte questo, volevi dire qualcosina sulle case che abbiamo visto oggi? Come non ne puoi più? Ma se prima ho detto che io comincio ad essere un pochettino rassegnata, invece te... No, ti piace bello, continuare ad andare in giro. Però dai, inizia a essere un po' tanto tempo che un po' stancante, abbiamo visto tante casine, è vero. Però non c'è mica fretta. Ah no. La casa esiste, bisogna trovarla. Quella che faccia per noi. Dipende dove, dipende quando. Vabbè, comunque noi andremo avanti con i nostri tempi e poi, ripeto, quando troveremo finalmente la nostra casa dei sogni sarete i primi ovviamente a saperlo. Ah sì? Eh beh, certo, loro, scusami, devono rimanere sempre aggiornate. Possiamo portare in giro a vedere tutto quello che vediamo, così ci danno... No, non penso si possano far vedere le case, quelle con le agenzie, magari non credo. Magari che porci affitto. Sì, cercate casa qui nel Bellariese. Possiamo dare contattateci, possiamo fare da mediatori, perché ormai ne abbiamo viste talmente tante che possiamo consigliare la gente su come muoversi e dove muoversi. Vabbè dai, noi vi salutiamo, ciao, perché... Tra un po' forse andremo a dormire, visto che domani mattina ci dobbiamo svegliare presto, ma lui si deve svegliare prestissimo. A che ora ti svegli domani? Alle 4, mamma mia, io mi sveglio alle 6, per fortuna, già è diverso. E quindi niente ragazze, insomma, buonanotte, ciao, al prossimo video vlog. Questo è l'ultimo video da 29enne. Da 29enne, veramente, da domani sarò una trentenne. No, ma la cosa non mi spaventa affatto. Ah beh, giusto ricordarlo, così rimane traccia. Io non mi faccio prendere dalle paranoie. Il signorino, quando è passato dai 29 ai 30 anni, era disperato. Sì, si sentiva un uomo finito ormai, un uomo di 80 anni. Non esagerare, mi piaceva solamente lasciare i 20 davanti. Ha avuto delle crisi di identità, era triste, anziché festeggiare il giorno del compleanno.
Una tristezza. Il giorno del compleanno festeggiate come? Sì, ho capito, però dai, è prima che... Vabbè, dai. Dai, buonanotte. Buonanotte. Ciao, ciao e ciao. Ti copriti. Ciao.